E voglio chiudere oggi queste nostre puntate dedicate al silenzio dell'amore, dedicate al silenzio della carità, dedicate alla verità che l'amore si nutre di silenzio, ma potremmo dire anche che il silenzio si nutre d'amore. Dicevo, voglio chiudere riproponendovi un brano di un grande capolavoro spirituale che, anche se datatissimo, è di una bellezza, di un'attualità unica, perché le cose di Dio non sono mai datate. Le cose di Dio sono sempre attuali, le cose del cammino spirituale sono sempre attuali. Mi riferisco alla famosa e al classico spirituale Imitazione di Cristo. Chi non l'ha mai letto, lo andasse a leggere, insieme agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, insieme, per esempio, a un altro bellissimo testo di spiritualità classica come la Filotea, ma poi potremmo dire tanti altri maestri di spiritualità, Castello Interiore di Teresa d'Avila, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux, l'Epistolario di Padre Pio da Pietrelcina e le Fonti Francescane. Ecco, oggi vi ho dato un po' di cibo spirituale. Allora, sentiamo che cosa l'Imitazione di Cristo ci dice a proposito dell'amore e del silenzio, del silenzio dell'amore. Chi ama vola, corre lietamente. Qui ci rifacciamo a quello che abbiamo detto ieri e ascoltato meglio dalla mistica Santa Camilla Battista da Varano. Chi ama vola. Corre lietamente, dice l'Imitazione di Cristo, è libero e non trattenuto da nulla, dà ogni cosa per tutto e ha il tutto in ogni cosa, perché trova la sua pace in quell'uno supremo, dal quale discende e proviene tutto ciò che è buono. Non guarda ciò che gli viene donato, ma al di là dei doni guarda a colui che dona. Ma che profondità e che ricchezza unica, altro che testo sorpassato. Spesso, continua l'Imitazione di Cristo, spesso l'amore non conosce misura, in un fervore che oltrepassa ogni confine. L'amore non sente gravezza, non tiene conto della fatica, anela più di quanto non possa raggiungere. Non adduce a scusa la sua insufficienza, perché ritiene che ogni cosa gli sia possibile e facile. Colui che ama può fare ogni cosa e molte cose compie e manda ad effetto, mentre colui che non ama viene meno e cade. L'amore vigila, anche nel sonno, non si abbandona. Affaticato l'amore non è prostrato, legato l'amore non si lascia costringere, atterrito l'amore non si turba, erompe verso l'altro e procede sicuro come fiamma viva e come fiaccola ardente. Nessun commento. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!